ragazze, pronte per una nuova ricetta? Quest'oggi vi parlo di una crema per le mani che ho voluto chiamare proprio coccole per le mani, perché è una crema che si prende proprio cura delle nostre mani, è una crema lenitiva e idratante. Si assorbe molto velocemente, può essere utilizzata sia di giorno che di notte. Inoltre la cosa molto particolare è che non contiene acqua, per cui si conserva anche fino a un anno. Io l'ho preparata con l'olio essenziale di geranio e con l'olio essenziale di lavanda. Poi è chiaro che ognuno può utilizzare la fragranza che vuole per avere la crema che più preferisce. Se vogliamo preparare una crema per le mani, per l'uomo, allora consiglio di utilizzare l'olio essenziale di lavanda insieme all'olio essenziale di ginepro, perché danno alla crema proprio una fragranza tipicamente maschile. Voi sapete che più olio essenziale utilizzate, più la crema sarà profumata, quindi potrete aggiungerne un po' di più, un po' di meno in base ai vostri gusti. Ricordate però sempre di veicolare l'olio essenziale, di non utilizzarlo mai sulla pelle così puro, perché può irritarla. Invece veicolandolo nell'olio vettore o in questo caso nel burro di karité, ci aiuterà ad avere una crema profumatissima e piacevolissima. Mi fa piacere darvi due informazioni sul burro di karité che utilizzo in questa ricetta. Il burro di karité utilizzato è puro al 100%, quindi biologico. Il burro di karité è molto importante per la nostra pelle perché è ricco di vitamina E, ha ottime proprietà nutrienti e antiossidanti. Contiene una grande quantità di componenti insaponificabili che creano un film protettivo sulla pelle e la proteggono dal freddo e dalla disidratazione. In questo modo lasciano la pelle morbida ed elastica. Ecco perché questa crema riesce a nutrire le mani e a renderle morbide e belle lisce e levigate. Ecco gli ingredienti per preparare la nostra super crema. Allora, 40 g di burro di karité, 25 g di olio di mandorle dolci, 10 gocce di olio essenziale, io ve ne ho messe alcune, poi voi potete scegliere quelle che preferite, 3 gocce di vitamina E, tocoferolo e come vedete non c'è assolutamente acqua, perciò la nostra crema si conserverà tantissimo tempo. Ecco gli ingredienti per preparare questa ricetta velocissima e semplicissima. Abbiamo pesato 40 g di burro di karité, 25 g di olio di mandorle, l'olio essenziale di ambra, io questa volta utilizzo questa profumazione, il tocoferolo, cioè la vitamina E che è il conservante naturale, poi la bilancina di precisione che ci serve per pesare tutti gli ingredienti, una spatolina di legno e la frusta che ci serviranno per amalgamarli e il barattolino da 50 ml per inserire la crema. Volevo dirvi, ricordarvi di disinfettare il barattolino della crema prima di inserirci il prodotto dentro con l'alcol denaturato. E un'altra cosa molto importante che vi dovete ricordare è di non toccare mai la crema con le mani bagnate o umide, in quanto essendo un prodotto naturale, quindi essendo inserito all'interno un conservante naturale che è la vitamina E, le mani bagnate e umide possono provocare la formazione di muffe. Mettiamo un pochino il burro di karité in modo che si sciolga poi dopo bene nell'olio di mandorle. Uniamo l'olio di mandorle così e cominciamo a mescolare. Allora, dobbiamo tenere presente che dobbiamo schiacciare bene il burro di karité contro le pareti della ciotola in modo che non si formino grumi e che quindi la nostra crema sia perfettamente liscia. Ecco, vedete ragazze? Si stanno amalgamando bene gli ingredienti. Mentre amalgamo, volevo parlarvi un secondo degli oli essenziali. Come vi avevo detto precedentemente, possiamo usare vari oli essenziali. Allora, se noi utilizziamo l'olio essenziale di lavanda e di geranio, avremo una crema antisettica e quindi una crema con un'azione disinfettante. Se utilizziamo l'ambra, invece, come utilizzerò io questa volta, avremo una fragranza molto più delicata. E tra le altre cose l'ambra ha tra le sue proprietà anche quella di migliorare l'umore.
Se invece utilizzeremo, vorremmo preparare una crema con una fragranza tipica maschile, avevamo detto che avremmo unito la lavanda al ginepro. Il ginepro ha un profumo fresco, dolce, balsamico. La crema è pronta, bella amalgamata, vedete che bel colore bianco che ha. Adesso andiamo a aggiungere la vitamina E e l'olio essenziale. Aggiungiamo le 3 gocce di vitamina E. 1, 2, 3 e poi l'olio essenziale di ambra, 10 gocce. Che non scendono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se volete poi una crema ancora più profumata, potete aggiungerne ancora un po' in base al vostro gusto e come la gradite. Ecco qui la nostra crema, vedete com'è bella, pronta per essere utilizzata. Il vasetto l'ho sterilizzato con l'alcol denaturato, come vi avevo detto. È consigliabile tenere le creme in dei vasetti opachi e soprattutto in posti bui e non umidi. La crema così come la vedete si conserva, come vi ho detto anche precedentemente, un anno, perché è assolutamente priva di acqua. Mi raccomando, toccatela solo con le mani super asciutte. Ragazzi, vi è piaciuta la ricetta? Spero proprio di sì. Utilizzate questa crema, vedrete che vi troverete benissimo. Può essere anche un'idea regalo carina per le amiche o anche insomma per i genitori, per le mamme. E fatemi sapere se l'avete provata, iscrivetevi al canale se avete piacere, tanto è l'iscrizione gratuita, così potete sempre essere informate di tutte le ricette che io pubblicherò in questo periodo. E vi auguro una buona giornata e allora a presto, ciao ciao!